Il montagnone di San Fruttuoso a Monza, 2000 metri quadrati di verde alle spalle del tirassegno. Messi in vendita dal demanio dello Stato e acquistati dal Comune qualche anno fa. Doveva restare un'area verde selvaggia o quantomeno essere ripulita con criteri ambientali. Invece il bosco è stato raso al suolo. In febbraio una pianta è caduta a causa del vento. Occasione per far partire i lavori, in base ad un progetto che prevede tra l'altro un piccolo bar e una specie di pista da ballo. Ma quel progetto era stato bocciato e pesantemente da un referendum nel quartiere, promosso dalla circoscrizione 4. Nessuno si aspettava un intervento tanto pesante. Così, anche chi era favorevole al taglio delle piante malate oggi protesta. I moncherini dimostrano che molti alberi erano sani. E che fine avranno fatto picchi, orbettini e civette che abitavano questo spazio? Dal comune fanno sapere che, una volta completata questa pulizia drastica, i lavori si fermeranno in attesa di decisioni. Quindi non saranno nemmeno piantati alberi nuovi. Prima qui c'era il verde, adesso si vedono solo le case.